Hello, hello, hello. Allora, come attivare il self-study con noi? Ci sono 5 semplici steps, passi. Innanzitutto dovete trovare la mail che vi abbiamo inviato. Dentro della mail c'è un link con il quale potete aprire il vostro account su Vital Source, mettere dentro il codice che c'è dentro della mail. Dentro della mail potete scaricare le risposte e ricordatevi di studiare almeno 60 minuti alla settimana. Vediamo insieme come si fa, va bene? Allora, ecco la mail che vi ha mandato MPEG. C'è un link e c'è un codice in rosso. Allora, andiamo step by step. Clicchiamo il link che ci porta a bookshelfvitalsource.com. Qua dobbiamo mettere Create a Vital Source Account, lo vedete lì sopra. Ecco, cliccate, siete uno studente, I'm a student. First name, vostro nome, last name, vostro cognome, email e password. Impostiamo la password che vogliamo, ci ricordiamo che deve esserci una lettera maiuscola, dei caratteri speciali. E appena abbiamo impostato la password, torniamo a vedere se abbiamo ricevuto una mail. Sì, che bello! Please verify your Vital Source account. Verificato cliccando. E cosa succede adesso? Eccoci qua, siamo dentro. Perfetto. Allora, redeem codes, clicchiamo redeem e torniamo sulla mail. Sulla mail che avete ricevuto da MPEG c'è il codice rosso. Lo dobbiamo copiare, okay. Possiamo anche già scaricare le risposte che ci sono allegate alla nostra mail. Queste sono risposte agli esercizi di self-study. Ecco, inseriamo il nostro codice, copy and paste, redeem, voilà! Here is our e-learning. È come se fosse un libro interattivo, ok? Dunque, potete studiare mettendo le risposte agli esercizi, dopo potete verificare se avete sbagliato o meno, quali erano le risposte corrette. Ricordatevi che avete un PDF con tutte le risposte. Keynote, che vedete qua, è un libro basato su TED Talks. Dunque, se aprite ogni unità, troverete degli esercizi circondati con un cerchio rosso. Se c'è un cerchio rosso vuol dire che l'esercizio è interattivo. Ecco, questo è interattivo. Se lo clicco, si aprirà un pop-up con un pezzettino del TED Talk che potrò guardare. Stupendo! Eccolo! Ok, posso compilare l'esercizio, posso salvarlo e posso verificare le mie risposte usando il PDF che avevo scaricato. Ricordatevi, almeno 60 minuti alla settimana di self-study.